Non si esclude la pista della faida interna nel raid di ieri pomeriggio nel quartiere Vicaria, in Vico Pergola, a pochi metri da uno dei più frequentati mercati cittadini, nei pressi del borgo di Sant'Antonio Abate, dove due killer, in sella ad uno scooter, hanno esploso 12 colpi d'arma da fuoco, uccidendo Salvatore Dragonetti ed Edoardo Amoroso. Al momento le indagini, coordinate dal PM Francesco De Falco ed Harry John Woodcock, riconducono il movente a uno sgarro interno al clan o a un'azione plateale che potrebbe segnare l'inizio di una nuova faida tra gruppi criminali rivali. Infatti, Salvatore Dragonetti era cognato dei fratelli Giuliano, ex boss del Rione Forcella, e aveva precedenti per lesioni e associazioni a delinquere per contrabbando di sigarette, mentre Edoardo Amoroso era già sottoposto ad un obbligo di soggiorno della legge antimafia e aveva precedenti per spaccio di droga, evasione e rapina. Quest'ultimo era diventato un problema per i diretti concorrenti alla gestione degli affari legali nella zona. Le due vittime abitavano in una zona del quartiere Vicaria, tra Forcella e Rione Amicizia, zona controllata dai clan Contini, ma lavoravano per il clan De Mazzella.